Allora, questo che stiamo producendo è un'onda stazionaria, cioè un'onda che viene riflessa, come possiamo vedere. E questo produce dei punti che rimangono sempre fermi e dei punti che invece si muovono durante l'oscillazione. Poi abbiamo fatto questo esperimento con un'antenna trasmittente, un'antenna ricevente e anche una pacca di metallo che serve per riflettere il segnale di quest'onda. Qui abbiamo un voltimetro che misura la differenza di potenziale di quest'onda e c'è la differenza di potenziale di quest'onda che giunge a questa antenna ricevente. Spostando l'antenna possiamo notare come ci sono alcuni punti in cui è registrato un valore minore, come ad esempio qua. E altri punti in cui invece c'è un valore molto alto, come qui. Questi due punti rappresentano il primo e l'antinodo, il primo il nodo e il secondo l'antinodo, e hanno una distanza di loro di circa 0,8 cm. Questa distanza rappresenta all'incirca un quarto di lunghezza d'onda.